Si. Oui. Félidi, première fois. Questo motivetto senza mai stancarmi. Io penso che questo motivetto qui sia un pochino l'apritisesimo proprio del mio mondo così. Il mio ingresso al cinematografo così è scandito su questo motivetto. Perché quando io ho visto per la prima volta nel 1928, mi pare, Tempi Moderni, questo motivetto mi è rimasto così impresso che mi ha perseguitato per tutta la vita. Ed ora c'è una specie di forma così di superstizioni, per cui appena vedo un pianoforte rimango affascinato, attirato, e mi metto a suonare questo motivetto qui, perché probabilmente prima di quell'incontro lì, il mio rapporto con il cinematografo, siccome io stavo in un collegio di preti, si limitava soltanto così a certi vecchissimi film di Tom Mix, oppure delle diapositive, delle visioni della città dove sono nato, oppure di certi monumenti così italiani, oppure visioni di interni di chiese fatte con le diapositive. Tutto questo si svolgeva con l'atmosfera canagliesca con cui le scolaresche di solito seguono questi intrattenimenti. Fin con un giorno, per queste diapositive, apparve la figura di una bella donnona completamente nuda, che era la cameriera del Grand Hotel. Don Albero, no? Sì. Era la cameriera del Grand Hotel, che probabilmente per denaro oppure per vanità posava per il suo fidanzato fotografo. E non so come lì, tra di noi nel collegio, io poi ero piccolissimo, avevo appena 8-9 anni, chi è stato che è riuscito a impossessarsi di questa fotografia e trasformarla in diapositiva. So che a quel punto lì l'interesse di tutti quanti fu abbastanza acceso, e il prete si affrettò a coprire così lo schermo con la sua persona dicendo: ecco, questo è il diavolo, avete visto la Torre di Pisa, avete visto la Cappella Sistina, adesso avete visto anche il diavolo. Ecco, appunto, dicevo, fino a quel momento lì le mie esperienze cinematografiche si limitavano a queste visioni, insomma. E poi nel 1927-28 il primo vero film che vidi fu proprio Tempi Moderni, e questa musichetta mi fu immediatamente evocativa, cioè fin da allora mi commosse profondamente, e probabilmente così, seguendo un pochino la mia indole superstiziosa, ne ho fatto inconsapevolmente una specie di carillon che vada così come a precedere l'arrivo di ogni ispirazione cinematografica. E mentre Charlie Chaplin, che scrissi per te? È assolutamente, è pressoché impossibile tentare di definire che cos'è per noi, o comunque per certi registi, Charlot, così come noi lo chiamiamo in Italia, così come voi lo chiamate in Francia. È una specie di ricordo magico da cui non si può sfuggire, a cui è legata la nostra infanzia. È qualcosa che va al di fuori del cinematografo, insomma, sarebbe come se tu mi chiedessi: cos'è per me, non so, la zia, la mia prima zia di quando ero bambino, o se tu mi domandassi che cos'è il mare. Cioè, Charlot è qualche cosa che uno non giudica più, proprio che fa parte non tanto del nostro patrimonio culturale, quanto proprio del nostro patrimonio fantastico e sentimentale. Quindi sono completamente inibito, non ti so dare nessun giudizio critico, insomma. Il film di Charlot ti comunica anche adesso una tale emozione così sconvolgente, perché è veramente come ritrovare te stesso, la tua infanzia, e quindi appunto ti blocca ogni giudizio critico. Tu ti sei un po' éloigné tout de même dell'influenza chaplinesca maintenant dans tes derniers films. Parce qu'il y a un film surtout qui fait penser à Chaplin, c'est comme La Strada. Ma io sì, mi ricordo che ci sono state delle critiche che hanno fatto così questi paragoni, che d'altra parte
appunto non possono che farmi enormemente piacere. Francamente non mi sembra che ci sia una vera identità ispiratrice, insomma, fra i due film. Non mi pare, mi pare che il movente così, l'autentica ispirazione della strada sia così, un certo interesse spirituale che mi pare che in Charlot non c'è mai. Sì. Il y a quand même quelqu'un dont il faut parler, c'est Rossellini, je suppose. Ah, sì, sì, ma certamente sì, ma voglio dire, insomma, che Rossellini, io non è che lo considero un maestro, nel senso che il mio mondo espressivo, il mio modo di fare cinematografo, i miei personaggi, la mia fantasia si riallacciano al suo mondo, insomma, non è maestro in questo senso qui. Quando io dico che Rossellini è stato un mio maestro, lo dico in un senso ancora profondo, probabilmente, cioè è stata la prima persona vicino alla quale, e seguendolo in Roma città aperta, in paesà, ho capito che il mio modo espressivo più congeniale era proprio il cinematografo. Ecco, in questo senso qui la lezione di Rossellini è stata per me fondamentale. Poi per... siete amore, no? Ah, sì, sì, dove ho fatto anche l'attore, completamente biondo e con una parrucca, sì. Facevo il vagabondo Carmagnani, scambiava per San Giuseppe, sì. Ma quello lì è stato così, una specie di divertimento che però mi permette di dire appunto che la collaborazione con Rossellini si svolgeva proprio su un piano di... come qualunque collaborazione autentica, io credo, su un piano di amicizia, cioè un piano di mia amicizia vitellonesca, un po' malandrina. Ecco appunto l'episodio per il quale mi sono tinto i capelli di biondo, mi sono fatto crescere la barba, è un pochino la testimonianza di questo modo di intendere, di vivere il cinematografo e di gustare il sapore di un'amicizia e di una collaborazione, sì. Rossellini aveva allora finito di girare un breve film e per poter fare uno spettacolo così che la distribuzione potesse distribuire, aveva bisogno di un altro episodio. Allora durante così una seduta con altri collaboratori si cercavano delle idee, si cercavano di suggerire dei temi. Allora mi viene in mente questo episodio, questo racconto che in definitiva era un ricordo di infanzia. Però io, siccome allora ero abbastanza timido, un pochino più timido di quanto non lo sia adesso, per poter dare una certa autorità a questa mia fantasia, dissi che era una storia di un romanziere russo di cui non mi ricordavo il nome. Naturalmente davanti all'autorità di un romanziere russo, la guerra era appena finita, quindi i russi, specialmente in Italia, erano ancora abbastanza popolari. E ha fatto sì che gli altri collaboratori, Rossellini prima degli altri, l'hanno trovata straordinaria. Dopo i guai cominciarono un pochino dopo, quando tutti quanti mi invitarono a fare degli sforzi di memoria per ricordarmi chi era questo romanziere e qual era il titolo di questo racconto. E alla fine ho dovuto confessare che così era un'invenzione mia e era un ricordo di infanzia quel personaggio lì, cioè quando ero bambino stavo a Gambettola. E dove sapevi Gambettola? Gambettola in Romagna, vicino a Rimini, il paese dove sono nato, e a Gambettola durante l'estate papà e mamma mandavano me e mio fratello a passare le vacanze dalla nonna che aveva appunto una casa di campagna. Gambettola è un paesino costruito in un bosco molto grande dove appunto l'estate si accampavano gli zingari. E verso la fine dell'estate, tutti gli anni, arrivava dagli altri paesi, preceduto così dalle strida tremende dei maiali, perché i maiali presentivano che stava arrivando questo personaggio. Arrivava questo tipo che si chiamava Gaetanaccio ed era un uomo buio di pelle, alto, vigorosissimo, pieno di ciuffi di peli che gli sporgevano così da sotto la camicia e con la cintura aveva 7-8 tipi di coltelli molto, molto lucenti e molto arrotati con cui doveva castrare i maiali e i maiali siccome lo sentivano arrivare, proprio annusavano la presenza di questo tipo e Gaetanaccio era un personaggio che affascinava e terrorizzava tutte le contadine, insomma, ed erano convinte che fosse il diavolo. E ci fu una tipa, una tipetta così, una contadinotta, neanche tanto giovane, poverina, sulla Trentina, quasi muta, che si innamorò di questo tipo, e che l'ha posseduta, insomma, questa che ha avuto un figliolo da Gaetanaccio, e dopo tutti quanti dicevano che lei aveva avuto il figlio dal diavolo. Questo ragazzino che io più tardi, quando sono tornato a Rimini, dopo Firenze, io già a 20 anni,
ho conosciuto questo tipetto ed era ancora chiamato il figlio del diavolo. Allora, ecco, da quel ricordo lì è Il nata, diavolo di sì, San il Giuseppe. diavolo ero io, mi sono diventato San Giuseppe, la Magnani, questo vagabondo che la Magnani appunto credeva fosse San Giuseppe. Sì. Pour revenir à Cellini, Sì. on pourrait évoquer le premier travail que vous avez fait ensemble, c'est-à-dire Ah Romantique sì, aperta. è Comment ça stato. s'est passé? Romancita aperta non è stata la mia prima vera esperienza cinematografica, no, è stata un'esperienza così di sceneggiatore, fatta, devo dire, con abbastanza disinvoltura e con una certa malafede, perché appunto ancora non pensavo di mettermi a fare il cinematografo proprio come regista. Invece Paisà sì, ecco, in Paisà, seguendo Rossellini attraverso tutta l'Italia, perché Paisà. Tu sai che è un film i cui episodi si svolgono dalla Sicilia fino al Po, ed è stata veramente una scoperta straordinariamente emozionante, perché la guerra era appena finita e quindi attorno a noi c'era tutta un'umanità nuova, disperata e piena di speranze, rovine, albe, naufragi e uno spirito così caotico di costruzione. E noi abbiamo fatto questo viaggio, c'era cioè una carovana di paesà. È passata attraverso quest'Italia a noi sconosciuta perché eravamo stati prigionieri per 20 anni di un regime politico che ci aveva proprio bendato gli occhi. E Martelli è l'operatore che io stimo più di tutti, credo che sia veramente forse il miglior operatore che c'è in Europa. Ormai la collaborazione con Martelli, di così e di data così antica, ho conosciuto che faceva Paisà con Rossellini, insomma. E non avermelo vicino, mi sentirei che mi manca qualcosa di abbastanza caldo e fertile per il mio lavoro. Otello Martelli, lei è l'operatore di Fellini di sempre. Anche prima che Fellini fosse regista, l'ha conosciuto come sceneggiatore con Rossellini, è vero? Sì. E in quale film ha cominciato a conoscere Il Fellini? paesaggio. E qual è la collaborazione di Fellini? Beh, nella sceneggiatura, nei dialoghi. Ma lo vedeva sul posto di lavoro, Sì, mi veniva. ricordo che molte volte veniva sul posto di lavoro, precisamente in Campania, a Napoli, a Maiori, precisamente vicino Amalfi. Lui veniva lì, collaborava nella sceneggiatura, nei dialoghi, pur non sapendo niente di cinema, perché lui in quel momento era direttore di un giornale umoristico qui a Roma, mi sembra il Pettirosso, intitolato Il Pettirosso. Non è Marco Aurelio? Beh, non ricordo, mi sembra il Pettirosso a me. Marco Aurelio, no, non credo, non era. Poi diventò, ecco, lì era collaboratore, poi diventò un direttore di un giornale umoristico, mi sembra il Pettirosso, posso anche sbagliare. C'aveva una parte anche nella regia con Rossellini o no? No, no, lo aiutava nelle idee e nei dialoghi soprattutto, mi metteva a macchina letteralmente i dialoghi lì per lì. Aiuto regista per niente. No, 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 non sapeva cosa fosse una macchina da presa, anzi si divertiva con gli obiettivi, li metteva i bussometri, li apriva all'improvviso e così al sole, sai, la lancetta andava al massimo, con il pericolo di rompere la cellula, cioè non era assolutamente Tecnico. tecnico di nulla, non conosceva niente di cinema. I dialoghi si rifacevano spesso, c'era un lavoro E beh, senza dialoghi. veniva spesso, lui tornava a Roma e poi ogni tanto veniva lì e collaborava con Fellini, mentre abbiamo fatto due episodi di Paisà. E altri film ha pure collaborato con Rossellini, Fioretti per esempio? Fioretti anche sì, ma lì meno. Di meno, il più dove ha avuto la maggior collaborazione Credo in in Paisà. paese. E poi ha fatto il regista e già del primo film è stato lei l'operatore, Luci del Luci Varietà. di Varietà, insieme all'attuale, una Sì. collaborazione artistica Come insieme. si faceva? Lei insomma è uno dei unici testimoni di quella collaborazione tra l'attuale e Fellini nel film. Come Era molto succedeva? cordiale, si mettevano d'accordo, uno pensava una cosa, uno a un'altra. Non c'era piuttosto un campo per l'uno, un altro per l'altro? No, veramente assistevano tutti e due alla scena. Mentre gli attori recitavano, la Tuada si interessava più di lui e poi lui gli dava dei consigli, lo chiamava da una parte, diceva guarda mi piacerebbe più così, più cosà. Evidentemente
si mettevano sempre d'accordo. E la recitazione degli attori non toccava più a Fellini di alla tua da, oppure il quadro più alla tua da di Fellini, non si può distinguere? Erano lì tutti e due, sempre, guardavano in macchina tutti e due, si interessavano della recitazione, lui gli diceva guarda mi sembra un po' troppo forte, meno più naturale, la preferisco, il dialogo più svelto, non so, si mettevano sempre d'accordo, con molta cordialità. Perché Fellini le ha chiesto di far quella parte? Pensa che c'è un rapporto tra lei, Peppino Di Filippo, e il personaggio che io interpreterò? Sì. No. No, Fellini mi conosce molto bene il mio temperamento artistico. Dunque, il personaggio di Luci delle Varietà è uno di quei soliti personaggi che io amo recitare, cioè in Fingardo di un carattere timoroso, pavido, affamato, superbo, amante, romantico. E Fellini ama questi caratteri, questi personaggi a diverse faccettature, diciamo. Ma lei pensa che c'è qualcosa anche di Fellini in questo personaggio? No, non c'è niente di Fellini. Fellini, il personaggio che io ho interpretato nelle Luci delle Varietà è una cosa e Fellini ne è un'altra. Fellini l'ha visto il personaggio attraverso il suo gusto artistico, attraverso il suo temperamento artistico, ma non c'è proprio niente. Fellini ci ha detto che nel Cieco Bianco c'era una parte che voleva affidarle. Sì. C'era una parte che poi non siamo riusciti a metterci d'accordo perché io non riuscii a mettermi d'accordo con il produttore del film, che mi pare fosse Ponti, se non mi sbaglio, ma qui non vorrei neanche sbagliare. Ma c'è un piccolo aneddoto che mi piace raccontarvi. Sì. Nello Sheik Bianco c'era una parte di un attore da fumetto, sì. Da fumetti. Allora io vedevo in questo personaggio uno dei nostri attuali bravissimi attori cinematografici, forse uno dei più grandi attori cinematografici italiani, e alludo a Alberto Sordi. Allora io parlavo con Federico e volevo dire questa mia idea, dicevo, ma lui si preoccupava, diceva ma dove sta, dove posso trovare questo personaggio, dove possiamo trovarlo, e disse ma noi abbiamo Alberto Sordi. Perché non affidiamo a Alberto Sordi la parte di questo personaggio che è così caratteristico, così bello e così profondamente umano? E Federico mi disse, stranezza del caso, ma no, guarda Peppino, il noleggio italiano non lo vuole. Va bene? Sì. Ti buffel... Fatemi uscire, dio tutta la verità! Stop! Basta! Va bene, Camerini. Ho finito, posso andare 5 minuti soltanto perché ci sono la figlia del signore della televisione. Come va? Grazie. Allora, lei mi vede così con i baffi, eh? Ma dato che ho finito io mi tolgo i baffi, ecco. Stavamo girando una scena del film Crimen. E lei ha detto di dire tutta la verità. Tutta la verità. Allora, disons la vérité, sur Fellini. Ah, il faut parler français? Ce serait mieux, puisque vous pouvez. Oui, je ne parle pas tellement bien français, mais je fais tout mon possible pour le public belge. Alors, Fellini, vous l'avez rencontré quand et comment? Eh, Fellini, je l'ai rencontré depuis 20 ans, dans le 1940, à Rome, dans la première fois que Fellini il est arrivé à Rome. Vous savez que Fellini, c'était de Rimini, oui, c'est pas romain. Si. Et c'était un cas, nous nous sommes rencontrés dans un bistrot, à manger ensemble, etc. Et nous avons parlé de plus choses. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre dans ce moment, et Fellini... Et il est arrivé, il est venu à Rome pour faire les caricaturistes dans un journal, Marc Aurèle. Et on a parlé de plusieurs programmes dans la ville, il voulait faire des cinémas, etc. Mais ils sont passés des années de guerre, vous savez, dans la 1940, il était la guerre en Italie. Et nous sommes tous les deux soldats, sans faire les soldats, parce que... Ça vous plaisait pas beaucoup? Non, ne pas faire la guerre, non, vous savez... C'était toujours quelque chose qu'on mettrait père, et aussi à Fellini. Et nous avons dans cette année fait quelque chose, moi, dans le théâtre, lui écrivait quelque chose de fantasy, vous savez, Federico. Et après, depuis 5 ans,
Le premiere film de Fellini et la pensée tout sur moi, vous savez, parce que nous avons fait ce programme ensemble. Et c'était l'échec blanc. L'échec blanc, que maintenant on parle tous des succès de l'échec blanc, il était vraiment un grand succès. Le générique du chèque blanc figure le nom d'Antonioni. Quelle est sa part? Sì, perché Antonioni aveva fatto un cortometraggio, un breve film sui fumetti, tu sai cosa sono i fumetti, no? Quindi sul fumettismo, su questo modo sentimentalmente basso, insomma, bassamente sentimentale di intendere la vita e l'amore, e che in Italia ha ancora un grandissimo successo, sono i giornali che hanno la tiratura più alta. E da questo cortometraggio Antonioni, che doveva, mi pare, debuttare con il suo primo film allora, o il secondo, non mi ricordo se aveva già fatto Cronaca di un amore, voleva fare appunto un film intero su questo mondo dei fumetti. Però poi Pinelli ed io facevamo una sceneggiatura, che ad Antonioni mi pare che non piacque moltissimo. Poi cambiò idea, fece un altro film, allora a noi rimase la proprietà di questa sceneggiatura, e quando io decisi così di far tutto da me, cioè di seguire, di fare il cinematografo fino alle sue ultime conseguenze, di non limitarmi così a questa collaborazione in definitiva abbastanza casuale ed esterna come quella dello sceneggiatore, scelsi allora appunto quel copione che era già pronto, lo Sceicco Bianco, sì. Lo doveva dirigere l'attuale, lo Sceicco Bianco, poi non so per quali motivi, poi sei più tardi che Federico stava per dirigere il film lui stesso. Je me permets d'insister, est-ce que vous pourriez me dire si vous aviez continué le scénario du Sceicco Blanc, et même si vous l'aviez tourné, dans quel sens il aurait été différent? Est-ce que vous voyez des scènes qui auraient été en plus ou en moins, des choses que vous auriez tournées différemment? Beh, molto difficile adesso stabilire quali scene io avrei messo e quali non messo, perché il film aveva un'impostazione completamente diversa da quello che io intendevo fare, ovviamente, perché erano differenti Federico ed io. E ci sono tante cose nel film che io probabilmente non avrei fatto, non so, la scena dell'altalena, che pure è bellissima così com'è, con così alta, con sordi sull'altalena, io non l'avrei girata certamente, perché non mi sarebbe venuto in mente. Oui, parce que justement, il y a quelque chose d'impossible, d'invraisemblable dans cette... Certo, c'è sempre quella forzatura della realtà tipica di Fellini, cose che invece io non avrei fatto. Invece avrei accentuato di più tutto l'aspetto di festa che la città doveva avere in quella giornata lì. Era una giornata di parate militari nel soggetto mio. E quindi tutto avveniva sotto questa, in questa atmosfera. Mentre Fellini è rimasto isolato con la sequenza. Questa. Oui, c'est ça, c'est la séquence où Leopoldo Trieste suit les bersaglieri. Sì, i bersaglieri che corrono. Leopoldo Trieste, quando hai incontrato Fellini per la prima volta? 10 anni fa. Cioè, lo conoscevo così occasionalmente come marito di Giulietta Masina, che avevo conosciuto ai tempi dell'università, del teatro dell'università, e poi come collega di sceneggiatura, ma sempre in rapporti indiretti. E poi un giorno ci siamo incontrati sotto la Galleria Colonna, e lui andava a caccia di tipi per il film Luci del Varietà, e sotto la Galleria Colonna c'era proprio la sede di questi guitti. Tutte le mattine c'erano le subrettine, i tipi che vivevano al margine di questo mondo, per esempio, che portavano a spasso i cagnolini delle subrettine, e lui ci aggirava in mezzo a queste persone e mi ha incontrato 2 o 3 volte lì, perché io ci andavo per altre ragioni, insomma. Quali altre ragioni? Beh, io allora facevo l'autore teatrale, piuttosto scrivevo delle cose piuttosto serie, diciamo così, e scoprivo la città in aspetti proprio attraenti, più spiccioli, e anche io andavo un pochino a godermi quel mondo lì. E un giorno mi saluta e mi chiede cosa faccio lì, con molta curiosità. Io lo conoscevo poco, non sapevo nemmeno fosse una personalità così di quel tipo, così intelligente, insomma. Per cui non ho risposto distrattamente. E poi mi chiede, e mi faresti un provino? Ma dico, in che senso un provino? E, sai, devo dirigere un film, allora se mi vuoi fare un provino per un ruolo. Ma io... Ho messo a ridere, assurdo totalmente.
E poi lui mi dice, guarda che è una cosa interessante. Dico, ma che tipo di ruolo? Perché dovrei farlo io? Dice, ma sai, è un ruolo importante. Dice, addirittura mi dice, il primo ruolo del mio film. E io cado dalle nuvole. Mi dice, sai, dovrebbe farlo forse Peppino De Filippo, ma ci sono difficoltà con Peppino De Filippo. Peppino De Filippo, dico. Allora, la cosa che mi ha sbalordito non è tanto che mi abbia proposto di fare l'attore, ma di fare l'attore comico. Quando io ero notoriamente un tragediografo, un drammaturgo, cioè nemmeno commediografo mi chiamavano, ero serioso, ero tetro, ero tetro, camminavo in giro come uno spiritato, ero tutti i problemi del tempo li avevo dentro di me. Sì, un po' come ti vediamo nei Vitelloni, no? Quell'autore sì. Tragico che sei, che... Sì. Che ha ispirato Fellini nei Vitelloni, no? Sì, probabilmente lo ha eccitato proprio per l'invenzione di quel personaggio, sì. Nel mio modo. Però ha capito che avevo delle... No, e mi ha detto una cosa molto divertente anche, perché io gli ho fatto l'obiezione. Dico, io comico. Ma mi sono quasi offeso, perché ero sì, ingenuo. E lui mi ha detto, ma va là che... In te c'è molta più buffoneria di quanto tu non pensi. E tu le producteur, tu le distributeur, tu le padron del cinema, e on a pensé che moi e Federico non pouvons pas faire le cinema. Vous savez? E nous sommes restés des années sans travailler, moi e Federico, pour le sucette de Le Chico Blanche. E après, Federico il a trouvé un petit producteur qui voulait faire un film très commercial. E Federico il semia e Chris Schultz il m'appelle aussi a moi e tout le monde il avait peur parce que on a rencontré tous les deux encore ensemble pour faire un film e l'ha fait promis a Federico che moi il ne sorti pas dalla fiche avec mon nom e nous avons fait confessionner le Vitelloni e cette fois il était vraiment un succès pour moi che l'ha signé è un commencement de carriera, pour moi e pour Federico. Quando Fellini ti ha chiesto di fare un Vitelloni, tu eri un Vitelloni o pensi che eri fuori di quel temperamento? Forse non sapevo di esserlo, sembrava l'opposto. Io sono un meridionale che ha preso sul serio i suoi studi, sono venuto a fare l'università di lettere a Roma, poi scrivevo per il teatro, devo dire anche con successo. Ed ero un uomo pensoso, sembrava l'opposto del Vitelloni, cioè l'uomo che sentiva i problemi del suo tempo e così sostanzialmente serio. In realtà cominciava a serpeggiare dentro la mia natura il primo senso dell'umorismo, una spinta verso una vita anche attraente con le tentazioni della città. Cioè c'era in me... in germe, il Vitelloni forse, comunque l'ha intuito lui. E lui era un Vitelloni in questo momento? Fellini? Fellini lo è sempre stato. J'aimerais que tu me parles de ce que j'appelle ta famille spirituelle. Je veux parler de tes collaborateurs principaux qui font cette équipe exceptionnelle que tu as autour de toi. Chi di Pinelli, Flaiano. Pinelli, Flaiano, Lino Rota, etc. Sì, io per lavorare ho bisogno proprio di creare una complicità totale, quindi con i miei collaboratori ci deve essere prima un sentimento di totale amicizia, cioè avere insieme avventure, incontri comuni, memorie, ricordi. Per quel che riguarda la collaborazione con Pinelli e Flaiano, siamo riusciti a mettere le cose in modo tale per cui non abbiamo quasi mai la sensazione di lavorare. Dunque, vi dicevo, per Pinelli e Flaiano sono due temperamenti abbastanza diversi, ma in fondo complementari, cioè lavorando insieme mi sembra che riescano a dare il meglio di loro stessi. Pinelli è un commediografo forse il più impegnato, il più serio, il più ricco che c'è in Italia. Adesso e Flaiano è quello scrittore così particolarmente sottile, umorista finissimo e cronista appassionato, insomma, del costume italiano che tutti ben conoscono. Est-ce que il y a dans ces films dont vous parlez qui vous sont plus proches une partie qui a été inspirée par des événements qui sont arrivés, qui vous sont arrivés? Par exemple, oui. Souvent.
Dans les Vitelloni, par exemple, vous vous souvenez de la scène du jeune auteur dramatique qui a cette aventure avec l'acteur. Cette demeure un peu particulière. Hein? Ah bon, ça vous est arrivé? J'étais jeune alors. Thank you.